Giustamente questo dovrebbe essere un contenuto stagionale e quindi eccoci qua. Abbiamo parlato a dicembre dei cartoni perfetti per l'inverno e quindi mi sembra doveroso fare anche un elenco dei cartoni animati, dei film d'animazione perfetti per la primavera, quindi che abbiano questo ambiente naturoso, ecco, super verde, fiorelloso e via dicendo, insomma, che celebri la natura a 360 gradi o comunque che venga rappresentato in un ambiente bucolico e via dicendo, che ricorda la primavera. Quindi io direi di cominciare perché sono tanti. E in questo caso non starò a soffermarmi troppo perché la scelta è ricaduta su questi cartoni per il semplice motivo della location, quindi comunque che hanno un ambiente che mi ricorda molto la primavera. Ma fatemi sapere poi voi qua sotto nei commenti se ce n'è qualcuno di cui mi sono dimenticata o se siete d'accordo su questi cartoni o cosa ne pensate. Apriamo una discussione utile su questi cartoni. Partiamo subito dalla casa più famosa, ovvero la Disney. Per quanto riguarda i lungometraggi classici Disney, abbiamo Biancaneve e i Sette Nani, quale miglior cartone da principessa, diciamo, di Biancaneve e i Sette Nani per rappresentare la primavera, in quanto è tutto ambientato comunque in questa foresta piena di animaletti, di fiorellini. Lei ha questo carattere molto primaverile, quindi sempre super gioioso, super giovane, innocente, ingenuo e via dicendo. Quindi, secondo me, rappresenta proprio la primavera a livello di location. Sempre per lo stesso motivo, inserisco in questo elenco anche Bambi. Bambi, di cui ho letto tra l'altro il romanzo da cui è stato tratto il film d'animazione e del quale appunto ho rivisto i due film d'animazione, perché non so se lo sapete, ma c'è l'originale, che tutti conosciamo, soprattutto per il trauma della mamma di Bambi, ma c'è anche un midquel, quindi che copre un film che copre il lasso temporale che non viene narrato nel film originale. In questo cartone animato vediamo il rincorrersi di tutte le stagioni, ma viene dato molto spazio alla primavera e oltretutto c'è addirittura una canzone dedicata alla primavera in sé e tutto un quadro che è pieno di fiori. Bambi nasce in primavera e cresce in primavera, quindi secondo me è perfetto per questa stagione. Altro film che non mi fa impazzire, ma che rappresenta secondo me per questa atmosfera un po' onirica, super colorata e via dicendo, la primavera è Alice nel Paese delle Meraviglie. Ripeto, un cartone animato che non mi fa particolarmente impazzire, anzi, il personaggio di Alice della Disney mi ha sempre irritato non poco, però appunto come dicevo ha una location, un'ambientazione molto onirica, super colorata, tutto viene ambientato praticamente in questo pratone, in questa natura, il verde è molto molto presente in questo cartone animato, in più c'è tutto questo quadro dei fiori e via dicendo, per il quale non posso non inserirlo in questo elenco. Altra principessa Disney che può tranquillamente rientrare in questo elenco è Aurora, quindi con il film d'animazione La Bella Addormentata nel Bosco. Appunto, già dal titolo comprendiamo che parte del nostro film d'animazione verrà ambientato in un bosco, quindi super naturale, super fiorelloso, super verde. E quindi deve assolutamente rientrare in questo elenco. Oltretutto è uno di quei cartoni animati, come per gli altri che ho appena elencato, che ha tutte queste atmosfere molto colorate, salvo il finale dove appunto c'è tutta questa questione di malefica e via dicendo. Però in generale le parti che rappresentano meglio la principessa Aurora sono molto colorate, quindi io trovo che per la primavera sia perfetto. Altro film verde, dovevo chiamarlo l'elenco dei film verdi. Questo film verde è Robin Hood. Robin Hood che è ambientato nella foresta di Sherwood, quindi già dall'inizio abbiamo questi colori pastellosi. È tutto ambientato nella natura, sono tutti animali comunque che si approcciano e si interfacciano tra di loro. È vero che c'è di fondo questa atmosfera un po' sul medievale, perché giustamente viene tratto da un ciclo di avventure in epoca medievale. Tutto sommato è comunque un film molto primaverile, perché la maggior parte del nostro film viene ambientato in una foresta, quindi secondo me ci sta benissimo. Altro film che in realtà anche questo, come Bambi, vede un po' il ciclo delle stagioni accompagnare i protagonisti, ma che si sofferma molto di più per dare un senso alla storia sulla stagione primaverile è Red e Tobin e Amici Amici, film che ci ha traumatizzato sicuramente tutti quando eravamo piccoli, ma che a me piace moltissimo anche per il significato di fondo e via dicendo.
E la nostra storia si apre appunto in primavera, tutta la prima parte del nostro film è ambientata in primavera, mentre l'ultima parte, che è la parte più tragica, tra virgolette, viene ambientata tra l'autunno e l'inverno, comunque c'è una parte centrale che è sicuramente ambientata in inverno e da tanto che non lo vedo effettivamente, dovrei andarlo a rivedere. Le parti, tra virgolette, più significative sono ambientate in primavera, quindi vediamo la nascita dell'amicizia tra il cane e la volpe, in primavera, e poi la nascita di un amore giovanile appunto in primavera, quindi secondo me tutto il significato generale ci sta perfettamente. Film che non sto a spiegarvi per quali motivi devo consigliarvi anche in questo elenco è Pocahontas. Pocahontas è la natura per eccellenza, nel senso è tutto ambientato in una foresta, c'è un significato di natura incredibile, l'inverno non si vedrà fino al sequel di questo cartone che io trovo inesistente in quanto fatto secondo me molto male. Al di là di questo, Pocahontas è il mio film d'animazione Disney preferito in assoluto, quindi io non posso non inserirlo in questo elenco dove ci sta proprio a pennello. Altro film che ci sta a pennello, ma questo ero un po' in dubbio se inserirlo o no perché mi ricorda anche un clima particolarmente estivo, è Tarzan, che anche questo è ambientato in una foresta vergine, insomma, quindi comunque sempre anche qua molto verde, c'è molta natura, molta fauna, molta flora, e quindi secondo me ci sta molto bene in primavera, ma fatemi sapere voi se l'avreste messo più che altro nella stagione estiva, perché effettivamente pensando al clima di questa foresta mi viene più in mente l'estate, però secondo me ci stava bene anche in primavera. Passiamo alla casa Pixar, ma attenzione, il primo film che vi nomino di questa casa è in contrapposizione, tra virgolette, o perlomeno è sullo stesso piano di un altro film che ha lo stesso argomento e che ha le stesse motivazioni per essere inserito in questo elenco, che però appartiene a un'altra casa d'animazione. Avrete già capito di cosa sto parlando perché ve ne ho già parlato in un altro video, se non mi ricordo male. Il film Pixar in questione è A Bug's Life Mega Mini Mondo e la sua contrapposizione è Zeta la formica della DreamWorks. Abbiamo lo stesso argomento e la stessa motivazione. Parliamo di insetti, parliamo di natura, parliamo di animali, tra virgolette, che rinascono in primavera, comunque che si vedono molto di più in primavera perché in inverno giustamente stanno o in letargo o comunque sottoterra, e quindi niente, questo ci stava tantissimo secondo me perché è tutto ambientato nella natura. Altra principessa, nonché ultima principessa che rientra in questo elenco è Merida, appunto, quindi con il suo cartone Ribelle the Brave. Questa ambientazione scozzese ci piace tantissimo in primavera perché appunto anche qua ritroviamo molto verde, molta natura, c'è questa simbologia anche della natura che ci ricorda un po' la primavera, e per quanto la Scozia di per sé geograficamente non sia una zona nel quale spicca il clima primaverile, però in generale a me a livello iconico, a livello visivo, comunque mi ha sempre ricordato un po' la primavera, quindi secondo me ci sta. Un film che ho iniziato a vedere, questo ve lo spoilero rispetto al wrap up che farò a fine mese, ma che non ho concluso perché mi stavo addormentando, quindi lo riprenderò in mano perché comunque è un film che voglio rivedere da un po', Romeo e Giulietta, che non so se lo sapete ma è comunque della casa Disney, quindi vabbè, insomma, guardatelo, se non l'avete mai visto guardatelo, ed è l'ennesimo retelling o comunque trasposizione un po' caricaturale del dramma shakespeariano Romeo e Giulietta, appunto, solo che i protagonisti sono degli gnomi da giardino che appunto è in fiore perché siamo sempre in periodo primavera-estate, quindi comunque mi ricorda la primavera proprio per l'ambientazione nel quale avviene la nostra storia, quindi anche qua, tra parentesi, la storia d'amore in questo caso nasce proprio da un fiore, quindi secondo me è perfettissimo per la stagione primaverile proprio per questo. Passiamo alla casa DreamWorks, anche se abbiamo già nominato Zeta la formica, parliamo di un altro film DreamWorks che non ho apprezzato particolarmente, se avete visto la mia classifica di questi film sapete perché, ma che mi ricorda la primavera perché ci sono delle dinamiche tra personaggi e i personaggi stessi che mi ricordano questa stagione, e stiamo parlando della gag del bosco, dove appunto abbiamo questi animaletti del bosco che si uniscono e si fanno forza per poter raccogliere le provviste per l'inverno, essendo tutto ambientato appunto in queste stagioni tra primavera e estate nel quale gli animali che vanno poi in letargo vanno a raccogliere le provviste, doveva rientrare in questo elenco. Per la casa invece della Universal o Illumination, comunque, che penso che si siano unite di recente, parliamo dell'Orax, l'Orax il guardiano della foresta. L'ho rivisto il mese scorso questo film e ha un forte messaggio di ecologia, è invecchiato un po' maluccio secondo me,
ma ve l'ho già detto nell'ultimo wrap up. Nonostante ciò, proprio per questo messaggio ecologista e per l'ambientazione nel quale abita il Lorax, che poi se non avete visto il film lo guarderete e capirete di cosa sto parlando, devo farlo rientrare qua. Ultimo, un film dello studio Ghibli che devo rivedermi assolutamente, Arietti, il mondo segreto sotto il pavimento, che praticamente è ispirato ai rubacchiotti, che è ispirato a un libro che tra l'altro devo leggere perché fa parte degli Stracci Salani, ho scoperto, e quindi devo recuperarlo, che parla di questi esserini che sono i classici folletti, tra virgolette, che nel momento in cui tu hai appoggiato una cosa e poi non la trovi più, sono quelli che in realtà te la fregano. In questo caso Arietti è molto bella come trasposizione, più bella dei rubacchiotti, perché si dà comunque molta importanza alla natura circostante la casa abitata da Arietti, in quanto Arietti stessa vuole comunque uscire di casa e esplorare il mondo, per quanto essa sia fin troppo piccola per questo mondo. Questa è una cosa secondo me molto bella e che richiama appunto il clima primaverile, proprio a livello di colori, cioè è talmente ben rappresentata la natura in questo cartone che ne senti quasi il profumo. Ecco, non so come spiegarmi meglio. E questo era il mio lunghissimo elenco di film adatti alla stagione primaverile. Fatemi sapere quali sono i vostri qua sotto nei commenti, se ce n'è altri, se siete d'accordo, qual è il vostro preferito tra questi e via dicendo. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate possa essere utile ai vostri amici, parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social, e se vi piace quello che faccio su questo canale iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con la consueta Books Review, invece ci vediamo con il prossimo Cartoon Joe il 16 di maggio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!